Flavio, bene, possiamo iniziare con i soliti 10 minuti e comincerò con due affermazioni originali. La prima è che non ci sono più le mezze stagioni, quindi dal precedente incontro ad oggi siamo piombati nell'estate. Ecco, la seconda, che mi deriva dallo sguardo a 360 gradi, vedo una supremazia femminile incredibile. Io credo che Nicola sia, dovrebbe essere piuttosto lusingato di questo. Quello senza dubbio. Ecco. Allora, e i pochi amici che vedo sono confinati in fondo, anche questo potrebbe essere simbolica come. Allora. E intanto grazie della vostra presenza e siamo arrivati al secondo appuntamento di questi aperitivi narrativi che abbiamo iniziato lo scorso giovedì con Adriano Madaro e oggi abbiamo il piacere di ospitare Nicola De Ciglia. Siamo molto contenti perché è oltre ad essere insegnante nel nostro liceo scientifico Giuseppe Berto è un intellettuale, critico letterario, scrittore assai significativo nel panorama non solo nostro ma un po' in tutto l'ambiente nazionale. E Nicola si è adoperato in molte cose, la sua scrittura spesso passa da un campo all'altro essendo anche critico letterario. Oltre al libro che presenteremo questa sera, che ha scritto nel 2015, è molto bello e per non dimenticarmi vi dico subito che per un disguido con il distributore non ce l'abbiamo qui, ma lo faremo arrivare alla libreria Mondadori nei prossimi giorni, quindi qualcuno poi se volesse comprarlo, e credo che sia il caso perché è proprio un bel romanzo molto interessante che discuteremo dopo. Ecco, oltre a questo libro, Uno scandalo bianco, Nicola ha fatto vari lavori critici, mescolando un po' la sua scrittura, specialmente anche sui grandi autori dei nostri territori. Primo fra tutti, in primis, Giovanni Comisso, con due volumi e altre poi riprese, l'ultimo Geografie di Comisso, dove mi pare sia stato tratto anche un recital che è stato fatto al Busan, ecco, molto interessante, ma poi anche su Nico Naldini, su Goffredo Parise come un libro uscito per Antiga Editore, su Meneghello e su tanti altri nostri importanti scrittori veneti. E all'inizio anche con un libro sulla pedagogia del rugby e quindi collabora in maniera fissa con lo Straniero con vari articoli e che mi pare sia stato chiuso nel 2018 e con Gli Asini, entrambe queste riviste dirette da Goffredo Fofi. Ecco, quindi abbiamo di fronte una persona di grande spessore dal punto di vista culturale e letterario e quindi di questo ne siamo lieti. Oggi affronteremo questo libro molto bello, Uno scandalo bianco, che Rubettino Editore, che ci riporta, è un libro a mio parere che si presta a diversi livelli di lettura. È un libro che merita di essere contestualizzato perché la storia è una storia reale,
anche se credo che poi a Nicola, a parte la storia, volesse entrare dentro la storia, soprattutto dei suoi personaggi e del suo protagonista principale, perché è emblematica, paradigmatica in un certo modo. E quindi vorrei chiedere innanzitutto a Nicola, ringraziandolo ancora per la sua presenza, se può dirci inizialmente la genesi di questo suo lavoro narrativo e un piccolo inquadramento storico da questo punto di vista che ci aiuta poi a capire il percorso che lui ha fatto. Tra l'altro devo dire che Nicola sta, dopo un po' di anni, lavorando attorno a un altro lavoro narrativo, e ho avuto la fortuna di dargli un'occhiata, che è molto molto interessante e ancora una volta sorprendente di come la sua scrittura sia capace di mobilitarsi in più atmosfere, in più campi. Quindi Nicola, a te la parola, magari dopo, se qualcuno man mano vuol fare delle domande, come abbiamo fatto anche l'altra volta, io ne ho altre, volentieri, insomma, dopo l'esposizione di Nicola. Buonasera, buonasera a tutti. Allora ringrazio i presenti, i numerosi, fa sempre molto piacere. E ringrazio Lucio per questo lusinghiera presentazione. E andiamo subito nel merito. Il libro, io ho cominciato a scriverlo circa 10 anni fa, è uscito nel 2016 poi, e come spesso capita per la narrativa in Italia c'è bisogno di molto tempo per trovare gli editori. Siamo un paese che pubblica 18.000 romanzi all'anno, voi capite che è un numero assurdo, insomma, per cui trovare un editore serio, valido, non è stato facile. Ma ad ogni modo, come nasce questo libro? Nasce intanto dal desiderio ovviamente di affrontare la scrittura che mi ha sempre accompagnato, ma avendo avuto questo magistero in Goffredo Fofi, che è uno dei più grandi intellettuali che noi abbiamo in Italia, e ho avuto una grandissima fortuna perché, terminata l'università, sono riuscito a entrare in contatto con la rivista, che è stata veramente una palestra di apprendimento. E una delle cose che avevo capito è che è necessario che i libri che scrivi devono avere una loro necessità, vuoi personale, vuoi un senso di necessità, per cui per lunghi anni io ho accarezzato l'idea di scrivere, ma mi sono sempre un po' autocensurato, nel senso che forse non sentivo ancora quella necessità. Poi un giorno successe che a casa avevo un caro amico che era venuto a trovarmi, che è il figlio del protagonista, diciamolo subito, che mi raccontò la storia di suo padre, che in quel momento non mi raccontò, in quel momento mi disse: guarda, siamo arrivati al secondo processo, abbiamo perso anche questo, basta, ho deciso che chiudiamo tutto. In quel momento può sembrare strano, ma è scattato quello che si dice il click. Quando lui mi ha detto questa storia, che io conoscevo perché la storia inizia nel 79-80, io ero molto amico e sono tuttora molto amico di Antonio, e questa storia la conoscevo bene dal di dentro, con tutti i suoi risvolti. Quando lui mi ha raccontato questo, che l'iter, diciamo, processuale era, si poteva considerare concluso, mi sono reso conto, quasi improvvisamente, che quella era una storia necessaria, che mi avrebbe permesso di raccontare il territorio veneto, mi avrebbe permesso di raccontare quel cambio di paradigma che attorno alla fine degli anni 70, primi anni 80, è avvenuto nella politica, ma forse più in generale nella società, nell'etica, ma che quell'avvenimento bene riassumeva, e nonché poi qualcosa anche, mi si permette il termine, legato alla, come dire, quasi una dimensione metafisica, mi spiego meglio, poi magari approfondiremo, e mi riferisco al tema della religione in una regione come il Veneto. Il cattolicesimo ha avuto un ruolo enorme nel corso della storia secolare di questa nostra regione, e questo personaggio incarnava benissimo anche quel declino, quel crepuscolo di un certo approccio, come dire, alla religione, di una certa centralità della religione anche nella politica. Insomma, mi sembrava che in questa storia, di cui adesso vi riassumo brevemente i principali passaggi, si condensassero davvero tutta una serie di elementi,
utili a capire. Ecco, questo è un libro per capire, secondo me. È servito a me per capire meglio il mio tempo, cosa era diventato il mio tempo, quando e come era cambiato e quanto in profondità questa, chiamiamola pure omologazione, per citare Pierpaolo Pasolini, perché ovviamente non è citato nel libro, ma uno dei riferimenti nascosti è Pierpaolo Pasolini con tutta la sua riflessione sull'omologazione culturale, sulla cancellazione di una cultura. Allora, la storia parte appunto da un avvenimento degli anni 80, anzi del 1980 esattamente, che io ricordo bene, e forse chi alla mia età serverà una qualche memoria. Fu uno dei primi scandali, ben prima di Mani Pulite, in cui un politico, un democristiano in questo caso, un personaggio eminente di Treviso, venne messo in galera. E stiamo parlando di Ferrarelli, lo scandalo Ferrarelli, uno scandalo di peculato, di soldi buchi in banca, di una gestione delle casse rurali un po' allegra, eccetera eccetera. Uno scandalo che comportò appunto uno delle prime incarcerazioni. Ben lontano, mancavano ancora più di 10 anni a Mani Pulite, però era una sorta di presagio. E lo scandalo poi raccontato, allora successe che sostanzialmente prestiti facili ad amici, che poi resta il buco nella cassa rurale, sta per scattare l'ispezione, e il presidente Ferrarelli in quel caso chiese aiuto a Cirillo Granzoli. Vi sto raccontando il fatto reale. Nel romanzo tutto questo viene ripreso abbastanza puntualmente, ovviamente trasformato, immaginato, molti dialoghi ovviamente sono inventati dal sottoscritto, ma la storia è questa. Sostanzialmente Cirillo Granzioli, che era è stato a lungo sindaco anche di Breganzioli, personaggio impegnato nella cooperativa, delle cooperative bianche democristiane, esiste un cooperativismo bianco attivissimo qui nel Veneto, c'è sempre stato, e sostanzialmente cerca di aiutare il compagno di partito come? Stornando dei soldi dalla cooperativa sociale del Terraglio, la cantina, che era una creatura voluta da quest'uomo illuminato, va detto, una persona con dei progetti, anche quando è stato sindaco, molto, chiamiamoli pure progressisti, sia per l'epoca sia anche a uno sguardo dall'oggi. Aveva questa cantina, insomma storna una 40 milioni, che sono tanti all'epoca, per cercare di coprire il buco. Se non che per coprire questo buco che era stato fatto in particolare da un orefice di Treviso, chiede delle garanzie, ci mette di mezzo un avvocato, attenzione, democristiano, che sedeva a Treviso nel Consiglio Comunale vicino a Ferrarelli, e in seguito a tutta una serie di situazioni un po' rocambolesche, sostanzialmente questi 40 milioni spariscono. No? Le garanzie che dovevano tutelare Granzioli in questo prestito spariscono, e Granzioli trova che i soldi che lui ha usato, che erano quelli della cantina, mica erano suoi, spariscono nel nulla. Io lo riassumo, che cosa succede? Che cosa fa? O fa fallire la cantina, oppure fallisce lui, cioè vende la casa, vende tutto pur di cercare di coprire, chiede prestiti a tutti gli amici pur di coprire questo buco di soldi che sono spariti e che nessuno più riesce a recuperare. E sostanzialmente questa è la storia. Poi quei processi, lui intenterà il processo contro l'orefice, verrà riconosciuto colpevole l'orefice, ma nel frattempo aveva dato via tutto, per cui di conseguenza non paga. Dice sì, è vero, l'orefice era colpevole,
quei soldi sono stati spariti per colpa sua, sono spariti per colpa sua, ma lui ormai ha ceduto alla moglie, alla figlia, quindi non risponde. Questa è la legge italiana. Fa causa anche all'avvocato, noto avvocato di Treviso, l'avvocato era uno potente, forse ancora, non so se è ancora vivo, ha più di 90 anni, poi da quel tipo di persone può darsi che riesca a sopravvivere anche a lungo, ma fa causa all'avvocato, ma gli avvocati sono una casta, va detto, e nessuno vuole prendersi la responsabilità di andare e metterlo alle corde, eccetera, per cui inizia una trafila lunghissima e che si conclude con un nulla di fatto, e lui nel frattempo, Cirillo Granzioli, muore di una malattia evidentemente psicosomatica, perché un tumore del fegato è chiaramente psicosomatico. La famiglia si trova ancora con debiti da pagare, amici da sanare, in più le spese processuali che cadono sulle loro spalle, e la storia si chiude così. Questa è la storia reale che io seguo abbastanza da vicino, ma adesso mi sono dilungato su questa per farvi capire il contesto, no? In realtà mi interessava molto di più tutto quello che stava attorno. Allora, sappiate che il primo anno io l'ho dedicato alla lettura, ovviamente, dei testi processuali per capire poi cosa era successo, ma cosa ancora più interessante, a tutta una serie di lettere del personaggio che nel libro, adesso passo al libro. Allora, Cirillo Granzioli, Ferrarelli sono le persone reali, il romanzo è un romanzo, nel romanzo uno si prende la libertà poi di inventare, di immaginarsi dialoghi, eccetera, però anche qui il mio personaggio, che chiamerò Angelo, e si chiama Angelo, vive, parla, pensa a partire da tutta una serie di lettere che io ho potuto leggere del personaggio reale, cioè la famiglia, in particolare questo mio amico Antonio, mi ha fornito tutti i pacchi così di lettere, di testimonianze di questa persona, da cui ho potuto ricostruire un clima, un'epoca. Spiego meglio. Il personaggio, sia quello vero che il mio ovviamente, nasce nel 1924 e percorre tutto quel periodo prima della guerra, ovviamente, della seconda guerra mondiale. Nascere nel 24 significa che nel 43, nel periodo drammatico dell'armistizio, hai 20 anni, poco meno di 20 anni, quindi con tutte anche le aspettative, le speranze che puoi investire, perché non ti senti responsabile di quello che è successo. Piccola parentesi, i nostri grandi narratori, quelli che si studiano a scuola, se andate a vedere Fenoglio, Pasolini, Meneghello, Calvino, Zanzotto, Rigoni, Sterno, sono nati fra il 20 e il 23, 24, più o meno quel periodo là. Non è un caso, non è un caso. E dicevo, Angelo, parliamo del protagonista del romanzo, senza dimenticare che appunto dietro il protagonista del romanzo c'è una storia reale, si impegna, dopo aver passato tutto questo periodo, le speranze, anche per esempio lui si iscrive, pensate, lui è figlio di un sagrestano, calzolaio, faceva il sagrestano, la madre era una casalinga, ma era un ragazzo dotato che, come spesso capita, il prete, funzione dei preti è indubitabile, individuo come personaggio in gamba, lo manda al seminario, come era normale in quegli anni, frequenta il seminario, lui poi alle superiori va al liceo Canova, un ragazzino che viene dalla campagna profonda del Veneto. Nella ricostruzione storica, perché il romanzo è anche un romanzo storico, ricostruisce gli anni di prima della guerra, del dopoguerra, senza dimenticare che il Veneto, in particolare la provincia di Treviso, erano fra le più povere d'Italia. Tutte cose che noi teniamo ormai a dimenticare, ma io sono andato a scartabellare documenti, eccetera, e emergono queste cose qui. Beh, è la cosa interessante, poi invece il grande investimento di energie e di speranze che il protagonista e tutti i suoi amici immettono nella politica, perché lui è uno che crede nell'idea della politica, di intervenire, eccetera. E quindi
nella Democrazia Cristiana, in questo impegno che coniuga il Vangelo con la politica, che lo porterà a diventare sindaco giovanissimo del paese di Preganzione, ma poi anche comunque coinvolto in progetti, come dicevo prima, di grande spessore, di cooperative, che anche qui interferendo con tutta una storia che già c'era nella nostra regione. A questa storia, diciamo, pubblica si sovrappone la storia privata, perché Angelo incontra una donna che diventerà la moglie e gli darà dei figli, eccetera. Ma è interessante perché su questo duplice, una delle prime cose da sottolineare è questo duplice percorso, no? La difficoltà poi, no, di conciliare l'impegno nella politica, in cui lui si dava veramente anima e corpo, con poi la dimensione privata, che veniva per forza messa in secondo piano. Perché? Perché era sempre fuori, alla moglie era delegato di essere un po', come dire, la custode della casa, dei figli, e a cui si chiedeva, parola chiave che ritorna, sacrificio, un tema del sacrificio, un tema molto cattolico se vogliamo, ma che ricorre, a cui lei è una figura che a me piace molto, come è emersa anche nella critica, spesso è stato sottolineato che è una figura che si impone anche al lettore, e all'inizio e anche durante la storia fatica un po' a accettare questa riduzione a essere semplicemente la donna che si sacrifica per il marito. In più, con questa dimensione fortemente religiosa che incide ogni momento della loro vita, che viene continuamente chiamata in causa, una religione, badate bene, di stampo preconciliare, quindi con una visione, c'è una scena in cui anche lì c'è la morte del padre del protagonista, e in cui lui racconta in termini drammatici, anche affrontando il tema del peccato, della grazia, queste cose qui. Tutte cose che non mi sono inventato, che ho potuto trarre da queste lettere, che sono veramente, fanno dire, i brividi per molti versi, sia perché sono belle, aveva una bella penna costruita, un po' ampolloso se vogliamo, ma si sente una formazione classica. Tenete conto che la moglie era praticamente quasi poco più, no, alfabetizzata a livello, e che lui rimprovera, si ricorda, a un certo punto lui scrive sempre con la penna stilografica, lei una volta gli risponde a una lettera con la penna biro, lui nella lettera successiva la rimprovera, non si scrive con la penna biro, bisogna scrivere con la penna, questa poveraccia che è una signora fortissima, si trovava, come dire, essere oggetto proprio di una sorta di, lui voleva fare da Pigmalione sostanzialmente, ne voleva, la voleva un po' forgiare, e lei a questo un po' si sottrae e ne viene fuori una figura di donna che comunque troverà poi una sua strada, in realtà di fronte al fallimento della storia politica, perché poi è fallimentare questa storia per molti versi, è lei che viene fuori alla fine. Per la storia io ve l'ho riassunta, ma ha un crescendo drammatico per molti versi, perché questo tema della truffa, del fallimento e dell'idea anche, attenzione, di un uomo che si affidava a Dio e pensava che comunque la provvidenza doveva in qualche modo intervenire, tutto questo non avviene, aumenta il senso anche del dramma, anzi della tragedia che coinvolge il personaggio. E, ecco, questo è un po' il contesto, ripeto, e che mi interessava sia da una parte della politica, e se mi permettete leggo proprio due righe, tra l'altro come in un buon romanzo storico compaiono romanzi personaggi inventati con personaggi reali, mi preme ricordarne almeno uno che è Ettore Luccini, che pochi conoscono, ma è stato un importante professore al liceo del Canova. Io non ho la sicurezza matematica che fosse professore di Granzone, ma sono quasi sicuro. Ettore Luccini è stato poi l'animatore del Pozzetto a Padova, un altro grande animatore culturale dei nostri tempi. Lui era del PC. E, allora, vi leggo un passaggio che forse spiega un po' questo che ho detto.
Allora, la telefonata di Pellegrino si chiama quello che risponde un po' a Ferrarelli, insomma, che gli dice: ah, bisogna metterci un buco qua, bisogna tappare, eccetera, eccetera. Ci aiuterà l'avvocato Carlo Maria Caron. Questo Carlo Maria Caron è quell'avvocato che poi invece tradirà il protagonista, che contribuirà alla truffa. Angelo conosceva l'avvocato Carlo Maria Caron più per la sua brillante carriera politica che per la sua attività professionale. Dopo aver rivestito diversi ruoli all'interno del partito, che è sempre Democrazia Cristiana, ora era assessore all'urbanistica in giunta con Mario Pellegrino, assessore ai lavori pubblici. Non era un segreto che per Caron il patrimonio della cooperazione bianca rappresentasse un intralcio a ciò che chiamava il libero sviluppo delle forze economiche e della finanza. Per Angelo, Caron restava un arrivista, un intrallazzatore di cui intuiva la doppiezza, il calcolo, l'arroganza, ma ciò che non sapeva spiegarsi era il credito che riscuoteva fuori e dentro il partito. Avvertiva che con lui si stava profilando una figura nuova di uomo pubblico. Per una forma quasi snobistica di ostinazione, però, rifiutava di dargli importanza, ritenendolo una sorta di feto deforme partorito da qualche corpo cavernoso interno alla Democrazia Cristiana, a cui prima o poi sarebbe mancato l'ambiente necessario alla sopravvivenza. La possibilità che personaggi come Caron, non da oscure profondità del partito provenissero, ma dal ventre stesso del Veneto, del suo Veneto, la rifiutava istintivamente. Ammettere questo avrebbe comportato il riconoscimento della debolezza della società civile, delle istituzioni pubbliche, della stessa Chiesa, che incapaci di governare la spinta a una secolarizzazione compulsiva e devastante, permettevano si creasse lo spazio per fenomeni collettivi sempre più insani, quali il vuoto valoriale, il culto del denaro, la scissione tra etica e politica. E qui invece è proprio il punto. Quest'uomo non si rende conto del cambiamento che è in atto. Questo Caron, in queste righe qui, già si capisce che invece ne ha interpretato quel cambiamento degli anni Ottanta. Il passaggio dagli anni 70 agli anni 80 è stato segnato da tutta una serie di avvenimenti di vario genere, ma appunto dal livello culturale, politico e economico sono gli anni, diciamocelo pure, facciamo anche un nome, sono gli anni in cui si affacciano le figure come Berlusconi, sono gli anni del Partito Socialista di Craxi, sono gli anni che poi porteranno mani pulite a tutto quello che ne conseguono. Sono anni dove anche questo non è altro che un epifenomeno di qualcosa di più profondo, ripeto, quella omologazione, quella trasformazione profonda che era iniziata già tempo prima, una sorta di percorso carsico che alla fine emerge con tutta la violenza. Una di queste vittime è proprio il nostro protagonista, incapace di rendersi conto invece di questa deriva, che è quella in cui in qualche modo siamo ancora dentro anche noi. Sì, dicevo prima che intanto l'argomento è estremamente interessante, ma potrebbe essere anche per qualcuno preoccupante, nel senso che è un romanzo che affonda anche in una storia politica il suo sviluppo, no? Ma ha un ritmo e una scrittura. Dopo mi piacerebbe chiederti cosa pensi della tua scrittura, come nasce, come si articola, ma un secondo livello di lettura che questo romanzo favorisce è proprio quella del rapporto tra etica e politica. E intendendo poi per etica, per un uomo come Granziol, Ferrarelli non lo so, ma insomma Granziol sicuramente, quelle persone che negli anni del dopoguerra, 60, hanno ricostruito il nostro paese e dove si percepiva un grande slancio e forse anche di livelli di solidarietà che probabilmente nel Novecento non c'erano mai stati, se non in quel momento lì, in quel periodo, neanche alla fine della Prima Guerra Mondiale, anzi ci furono altri casini. E è il momento in cui questi personaggi si formano, in questo caso, all'interno di una parte della Democrazia Cristiana molto vocata alla, come dicevi prima, alla cooperazione, al tentare di
far sì che lo sviluppo agricolo e i contadini potessero avere un futuro davanti a loro. Quindi nascono, è l'epoca dell'onorevole Sartora, Castelfranco Veneto, nascono le prime scuole per l'agricoltura a Castelfranco, a Feltre, anche a Mogliano Veneto, allora con Beppi Marton, che tu citi in una pagina, che fu protagonista di questa. E che su questo erano, addirittura mi pare che anche il poeta Luciano Cecchinelli visse un periodo, diciamo così, di scoramento quando fu sindaco di Regine Lago. Se vi permetto, Luciano ha amato molto questo libro, ha usato parole molto lusinghiere, proprio perché ci si riconosceva una generazione. Sì, sì. E insieme a questo, l'aspetto etico, c'è di questo personaggio questo affidarsi alla provvidenza, la sicurezza che comunque la cosa sarebbe stata guidata da... Allora, questo è... mentre all'interno del suo partito nascono correnti un po' cannibali, non solo in quello, voglio dire, è un processo generale della politica, no? Allora quello che ti chiedo, rispetto anche all'approfondimento che hai fatto di tutta questa storia, secondo te questo rapporto a etica e politica come l'hai visto e come lo interpreti oggi, insomma, no? Perché se, un po' la conclusione è un po' amara anche per chi ha fatto politica in questi anni, no? Sembra che non ci sia spazio per riuscire a fare una... la famosa politica come servizio, no? In realtà dopo ci si accumula sempre con interessi diversi e non si capisce mai quando l'etica debba prevalere come una battaglia a tutti i costi e quando invece un livello di compromesso sia necessario per poter continuare queste battaglie. Cosa ne pensi tu? Allora, prima però una cosa, leggo una lettera, giusto per confermare quello che abbiamo appena detto, no? Rispetto alla lettera dell'avvocato che rifiuta ogni addebito, ovviamente si allontana da ogni responsabilità, addirittura si lamenta perché ha perso dei giorni di ferie, mentre il protagonista sta perdendo la casa, una casa che era stata il sogno della sua gioventù, che aveva messo... quello che potete immaginare, ci investe in una casa, peraltro lo conoscevo molto bene, una bellissima villettina nella periferia del paese. Beh, insomma, di fronte a questo atteggiamento, questa è una delle ultime lettere che scrive Angelo, ma che, ripeto, è presa quasi parola per parola dalle lettere vere. Non la disturberò più, almeno con questo mezzo. Voglio solo dirle... anche per l'ulteriore prova avuto con la sua del 22 marzo 1983, che lei è falso e disonesto. Il giudizio non è tanto pronunciato da me, quanto è espresso dalle innumerevoli circostanze che la smentiscono. E credo proprio che i tempi siano maturi per dire apertamente a tutti ogni cosa. Per intanto la consiglierei, per non tirare troppo la corda oltre, che per non rendere troppo evidente la sua meschinità, di non ripetere più le seguenti impudenze, e nomina alcune cose. Credo che la situazione, attenti a questo passaggio, credo che la situazione mi legittimi a rivolgere al Signore la preghiera del salmista: affrettati, o Dio, stendi il tuo braccio di potenza, disperdi i miei nemici, o Signore, poiché hanno steso un laccio di morte e ridono sulla mia sorte. Disperdi i miei nemici, o Signore, chiuse le virgolette. E creda pure, avvocato, che magari in tempi lunghi il Signore ascolta sempre l'invocazione dei più deboli. Buona fortuna, avvocato. Questo è un testo vero. Quando li leggevo, conoscendo com'era finita la storia e avendo anche un altro punto di vista, mi si permetta, però ne soffrivo. Beh, io non sono un non credente, non ho nessun problema ad ammetterlo, agnostico, tendenzialmente ateo, ma agnostico facciamo. Però rispetto a questa fiducia estrema che quest'uomo, che era esponente di una cultura, che davvero credeva in tutto ciò, beh,
è disarmante, ed era un uomo che tutto questo lo riversava nella politica, non c'era un distinguo. Tenete conto che l'uomo a cui sta scrivendo, questo avvocato, era democristiano e sicuramente formalmente credente. Allora qui si apre uno iato, no? Qualcosa che non torna. Nel finale, poi, scusa, poi arrivo alla tua domanda, che sto cercando di scapolare in realtà, perché no. Però poi cercheremo di rispondere. Ma nel finale lui si ammala, tra l'altro lui ha il figlio seminarista, che è vero, era mio amico, ma mio amico scoprì poi l'altra metà del cielo, che qui è ben rappresentata, per cui per buona fortuna, meglio un laico, in questo caso un uomo, lui insegna religione adesso, non è che ha perso la fede, ha semplicemente preferito fare una famiglia, e visto che i preti devono tenersi a questa, al celibato, invece lui si era innamorato, giustamente, ha capito, ma era arrivato a un passo da diventare prete. Anche qui, quasi l'ultima beffa per il padre, no? Che in qualche modo nel figlio vedeva uno che stava per diventare prete. E c'è una battuta nel finale, che quella me la sono inventata io, e me la ricordo a memoria, ma più o meno, quando è sul letto di morte, con questo tumore che lo sta consumando, chiama il figlio, e il figlio dice: papà, guarda che comunque non porterò a termine il percorso seminariale, eccetera, eccetera. Il padre accetta, ovviamente, dice, però dice, peccato, gli dice, perché... Sai, avrei voluto che tu mi spiegassi come mai questo disegno di Dio, perché la provvidenza è, no, nella visione manzoniana, disegno divino, assomiglia allo scarabocchio. E il figlio resta anche... E dopo no, lui dice, no, scherzo, io alla fine comunque non sono arrivato, e non sarebbe stato giusto pensare che quest'uomo abbia perso la fede. Quest'uomo è una reincarnazione di Giobbe. All'inizio io c'è un, come dire, quei segnali che dice, allora, Angelo Cosalter aveva superato i 50 anni, gli piaceva considerarsi, aperte virgolette, un uomo onesto e giusto che rifiuta il male perché rispetta Dio. Sono le prime parole del libro di Giobbe. Io qui non dico come scrive Giobbe, le metto tra virgolette. Perché quest'uomo è una delle tante reincarnazioni di Giobbe, la letteratura vive di queste figure che rivivono il dramma di Giobbe, no? Che è una figura stupenda della Bibbia, è una figura stupenda della Bibbia, e dove il mistero divino rimane tale, non viene spiegato. Vabbè. E quindi in questo scarabocchio, che sembra quasi una battuta, ma di fatto io immagino per un credente... quanto difficile sia far quadrare il cerchio di tutta questa faccenda qua. E anche qui un altro ricordo personale, su questo tema, chiamiamolo metafisico, non c'entra col romanzo, ma quando molti anni fa, a 30 anni, morì una mia carissima amica di una malattia. La madre era profondamente credente. Lei un giorno mi disse, pensate cosa può voler dire per una madre veder morire la figlia. Dice, era una donna credente, dice, a me hanno sempre insegnato che quando preghi con fede Dio ti dà quello che vuoi. Perché non è successo? Allora è ricattatoria questa cosa, cioè allora non hai pregato con sufficiente fede, oppure Dio non ti ascolta. Allora questo tema, ripeto, che è stato un tema, perché lo sottolineo? Perché... il romanzo in prima battuta è un romanzo storico, un romanzo che ha a che fare con la politica, un romanzo che ricostruisce un'epoca, un cambiamento di paradigma, tutto vero, ma in questo cambiamento di paradigma c'è anche quella che citavo prima, che è la secolarizzazione compulsiva. Io a scuola l'altro giorno ho fatto una domanda su Don Rodrigo e il suo Calvario. Professore, sì, cosa vuol dire Calvario? Ma non mi ha stupito, nel senso che l'analfabetismo religioso, a me non dovrebbe neanche fregarmene, però è un dato di fatto. Se io faccio, quando spiego i Manzoni, i Promessi Sposi, devo spiegare prima il Vangelo, il riferimento, che il tuo sì sia sì, che il tuo no sia no, che compare anche in questo libro, questo tema, tutti i riferimenti alle parabole evangeliche, per non parlare dell'Antico Testamento,
devi avere la pazienza di spiegarle, perché non è che sia colpa dei ragazzi, è un ambiente che è profondamente mutato. E ripeto, per chi come me si sente laico, profondamente laico, io mi sento comunque tradito, perché il laicismo non si identifica con questa secolarizzazione compulsiva di cui dicevi. E allora forse in qualche modo sto rispondendo alla tua domanda, nel senso che questa omologazione di cui siamo tutti testimoni ti porta anche a una sorta, e che è la cosa peggiore per me, di resa, una sorta di resa di fronte a qualcosa che non riesci più a comprendere e che ti fa soffrire, anche perché ho creduto, mi sono cresciuto, che io mi sono molto impegnato da giovane in politica. Lo dico qui di fronte a tutti, per la prima volta alle ultime elezioni non sono andato a votare, sono sempre andato a votare. Mi trovo un po' molto a disagio. Allora, il magistero di Goffredo Fofi, io ho avuto una grandissima fortuna nella mia vita, avere come maestro Goffredo Fofi. Allora, Orazio dice che non bisogna giurare sulle parole di nessun maestro, vero, ma bisogna averci il maestro però, prima di tutto. Poi dopo, è chiaro che nessun maestro è un oracolo, neanche Goffredo Fofi. Ma Goffredo Fofi mi ha insegnato tantissimo, proprio dal punto di vista di etica, di una letteratura che è anche il servizio di un'idea, di un progetto, di una progettualità, che abbia a che fare con una collettività e non questa esasperazione dell'individualismo a cui noi assistiamo. L'altro giorno, scusate se cito queste cose qua, no? A scuola ho parlato di Pasolini, perché per me è importante arrivare a finire l'anno parlando di Pasolini, che ti permette di chiudere un po' il cerchio sul Novecento, eccetera. Ho fatto vedere un'intervista bellissima a Biagi. Biagi gli dice: ma lei non ha speranze? No, dice Pasolini, non ho più speranze, quelle speranze che sono alibi. Già questa bellissima, no? È vero, tante volte a una certa età la speranza non è altro che un alibi. E Pasolini dice: non ho speranza, no, vivo giorno per giorno, sì. E poi dice: ma lei fa critica i media, sai, poi i media che le hanno dato il successo. Pasolini qua, che era straordinario, dice: il successo, cosa vuole che sia il successo? Il successo è l'altra faccia della persecuzione, dice, no? È successo una cosa brutta per un uomo, testuali parole. Ora ditemi, in una società come la nostra, dove invece il successo è tutto, il successo è denaro. Leggevo un bellissimo articolo sull'Internazionale ultimo, su TikTok e sugli influencer che sono seguiti da milioni di ragazzi di 11 anni. 11 anni, a 11 anni gli fai il lavaggio del cervello. E cosa passa poi, al di là dei contenuti più o meno scabrosi o altro? L'idea che il successo sia tutto e che il successo fa rima con denaro. Ora, cosa vuoi fare? Oggi aggiungo una terza cosa. Stamattina proprio abbiamo parlato di Carlo Michelstetter, grandissimo intellettuale goriziano, morto suicida a 23 anni, dopo aver pubblicato la tesi di laurea che si intitola La persuasione e la retorica. A questo testo fa riferimento Aldo Capitini, il nostro altro nome fondamentale negletto dalla scuola. Chi è Aldo Capitini? Aldo Capitini è uno dei primi non violenti in Italia, seguaci di Gandhi, l'ideatore della marcia Perugia-Assisi, della non violenza, uno di quelli che ha diffuso l'idea della non violenza in Italia, che si rifaceva anche lui a questo libro di Michelstetter. Questo libro di Michelstetter parla appunto della violenza che si esercita nei bambini proprio con questa educazione che, invece di portare a fare i conti con quello che è importante, agisce con un sistema di premi e castighi. Allora un ragazzo alza la mano e fa: sì professore, ma e cosa possiamo fare? E qui io però non lo so, cioè, nel senso, da una parte dalla caverna si esce uno alla volta, no? La caverna platonica. Però è anche vero che nessuno si salva da solo, e qui ristabilire rete, è l'unica possibilità. E ci sono, il problema è che rischiamo di non vedere quelle piccole minoranze, quelle piccole realtà attive che ci sono, che andrebbero mantenute. E qui torna utile, e qui si risponde alla tua domanda, in qualche modo,
Cioè, di fronte a tutto questo quadro, quanto mai insomma, debilitante, vale sempre il finale del libro di Calvino, delle città invisibili, che dice: l'inferno non è ciò che sarà, l'inferno è qui e ora. Ci sono due modi però per affrontare l'inferno. Il primo è fare finta che non esista, e quell'altro invece accettarlo, però cercare dentro l'inferno ciò che inferno non è, e proteggerlo e farlo crescere. Io da anni ormai ho questa massima, è l'unica cosa, cioè accetto che siamo in una situazione sempre più infernale, lo diceva già Calvino, ma mi sembra che la deriva sia sempre più evidente, però neanche arrendermi a tutto questo, no? Perché se no, solo che, certo, anche nella politica non è tutto la stessa cosa, è vero che gli spazi si riducono, bisogna avere appunto sempre la pazienza per cercare il pertugio, ecco. Allora, se qualcuno di voi ha delle domande, volevo solo aggiungere una cosa prima di passarti subito, che il pregio anche storico che ha questo libro è che la data 1980 segna non solo, come dire, un progressivo svilimento dell'attività politica, ma anche i suoi presupposti di fondo, nel senso che in questo libro si coglie come pian piano si sgretola il concetto di comunità, concretamente, nel senso che questo uomo viene abbandonato, avrà avuto i suoi difetti, ma viene abbandonato rispetto a un impegno comunitario ed economico che lui aveva fatto per i suoi contadini, diciamo così. E si entra dentro una fase di ego super, non solo nella politica, ma un po' in tutte le dimensioni anche della società, e che viviamo oggi, e che fa sì, per esempio, che nel momento del turno elettorale sempre più elettori siano disaffezionati, non vadano alle urne perché non ci credono più. Quei piccoli germogli che tu individui, per esempio, io non riesco a capacitarmi del perché anche il sistema politico su questo non sia attento come dovrebbe. Io lo individuo per esempio in tutte le associazioni del terzo settore, che sono le uniche in questo momento a rappresentare livelli di comunità importanti attorno a grandi temi. Penso a Lega Ambiente, penso al WWF, penso a Slow Food, e dove si trovano persone impegnate concretamente con questo sguardo e con questa idea forse di poter costruire una nuova comunità. Ma vabbè, questo in realtà diciamo, anche su questo tu sai che per esempio io con la rivista abbiamo lavorato molto nel terzo settore. Purtroppo spesso anche nel terzo settore prevalgono logiche di ritagliarsi la fetta e difenderla a tutti i costi. C'è un libro bellissimo del grande Luca Rastello, che io ho avuto veramente il privilegio di... La rivista mi ha permesso di lavorare con delle persone eccezionali. Luca Rastello, morto pochi anni fa, di una malattia, che è quello che ha scritto un libro fondamentale che è La guerra in casa, una delle analisi più lucide sulla guerra jugoslava che io abbia mai letto. E grande animatore, partecipe del gruppo Vele, scrive un libro che consiglio a tutti, si intitola I buoni, che mette in luce tutte le contraddizioni anche del terzo settore, così come poi dopo magari c'è un altro che sempre era il vice direttore dello Straniero, Alessandro Leogrande, lo hanno ricordato, morto anche lui prematuramente, scusatemi, è una lista, no, è giovanissimi, perché Luca aveva la mia età, è morto qualche anno fa. Alessandro Leogrande ha avuto un ictus, poverino, pensate, ha scritto per Feltrinelli dei libri importantissimi sul caporalato, sull'immigrazione, delle analisi veramente lucidissime, veramente, come dice il detto greco, muore giovane che al cielo è caro. Si vede che io sono discaro, evidentemente, è meglio così per certi versi, ma è triste. Però dire, anche il terzo settore, no, ha mostrato tutte queste chiusure, egoismi, individualismi che non hanno portato
a molto. E se permette, giusto anche per far sentire, c'è il finale, tanto non è che sia un giallo nel senso, però è una parte che a me piace molto, è una di quelle che, su cui ho lavorato di più. E tra l'altro in questo libro una delle cose, chiaramente uno poi ha i suoi riferimenti, sai qual era uno dei riferimenti che pochissimi hanno colto? Era un bellissimo libro di Georges Bernanos. Georges Bernanos è famoso per aver scritto Diario di un curato di campagna, bellissimo libro, di cui è stato un film bellissimo di Bresson. Bene, lui ha scritto I grandi cimiteri sotto la luna, uno dei libri, anche qui insieme a Simone Weil. Bernanos era cattolico, Simone Weil veniva dal trotschismo. Entrambi convergono nell'analisi della guerra di Spagna, come mettendone in luce tutte anche lì le contraddizioni, le violenze, eccetera. Avremo bisogno di questi, no della retorica della guerra. Ho letto un bel articolo di Fulvio Bianchi, mi pare che è animatore della Perugia Assisi. L'unica che sta vincendo adesso è la guerra, che sta colonizzando le nostre menti, il nostro linguaggio. Non c'è spazio per un ragionamento che vada oltre la vittoria. Ma noi che veniamo dalla famosa vittoria mutilata sappiamo quanti disastri ha portato tutto questo. Il problema è che i potenti dicono queste cose, non mi scandalizza, perché sono potenti e sono legati a tutto questo, ma che una società civile non alzi la voce, non faccia pesare un pensiero differente, questo la dice lunga sulla gravità terribile della situazione. Io questo la soffro tantissimo, questa cosa qui, dopo aver visto quello che è successo nell'ex Jugoslavia. E dopo il mio lavoro poi è proprio sul linguaggio, no? Sul tema della retorica. E la retorica che oggi vige è tremenda, secondo me, non lascia spazio a niente. Perché, certo, senza le distinzioni fra aggredito e aggressore devono restare, ma è tutto il resto che non va. Ad ogni modo, vi leggo quest'ultima parte che a me piace molto, perché è, come dire, è il redderazione, ed è un po' il senso anche di tutto il libro. A un certo punto lui va, Angelo, va a incontrare il prete che è stato un po' il suo mentore, con cui lui è cresciuto. Il prete è vecchio, ma proprio per questa sua vecchiaia ha raggiunto una forma di saggezza che lo porta, come dire, a un ragionamento che è la chiave poi alla fine di tutto il libro, sul tema dello scandalo. Non è... Tra l'altro il libro, il titolo, devo ringraziare Gianfranco Bettin, perché io l'avrei voluto chiamare La grande burla, ma non era molto bello effettivamente. E invece il tema dello scandalo bianco, perché ha a che fare con la, sicuramente con la Democrazia Cristiana, ma lo scandalo è vero, è il tema centrale del libro, e proprio sul tema dello scandalo si chiude. Ma lo scandalo è anche ciò che Gesù Cristo diceva essere, Gesù Cristo era la pietra dello scandalo. E allora leggo, lui dice, il prete cita, dice, gli legge, dice, insomma, gli chiede: secondo lei dove ho sbagliato, cos'è stata tutta sta faccenda qua? Allora lui prima gli cita un brano di Bernanò che vorrei citare, che dice: quel che vedo innanzitutto nell'uomo è la sua infelicità, l'infelicità umana è la meraviglia dell'universo. O Dio, a me che non so amare secondo la tua grazia, non togliere l'umile compassione, il rozzo pane della compassione che noi peccatori possiamo spezzare insieme. Non c'è niente di odioso nell'uomo se non la sua pretesa saggezza. Le sue parole bruciano, Don Bernardo dice, e forse neanche illuminano. E questo lo disse Paolo VI. Dopo di Bernanò, io avevo trovato sta roba e mi piaceva riprenderla, perché questo Bernanò era un cattolico, sì, ma piuttosto tenace, anche non irrigimentato. E le sue parole, disse Paolo VI, bruciano anche se forse non illuminano. Allora gli dice: una cosa posso dirti, un errore forse c'è stato. Intendo un errore di fondo, all'inizio, da cui è derivato tutto il resto. La paura dello scandalo. Avete avuto paura dello scandalo. Lo volevate evitare a tutti i costi, eppure Cristo è venuto a portare sulla terra proprio lo scandalo. Lui stesso è pietra di scandalo. L'avevate dimenticato? Perché temerlo? Perché volere a tutti i costi coprire quel buco? Non potevate denunciare quell'orefice, gli altri artigiani, il direttore? Sì, lo so, hai detto che rinunciare alla cassa rurale significava mettere a rischio l'economia del territorio, ma forse quello che temevate di più
era di perdere la vostra identità sociale. È la rivincita di quel senso di rispettabilità borghese che criticavi da giovane nei tuoi comizi. Le cooperative di Mario non erano più uno strumento di liberazione, ma erano diventate uno strumento di controllo, un recipiente di voti da far pesare nella bilancia delle relazioni di potere. Lo scandalo avrebbe ridimensionato il vostro ruolo, ecco perché lo temevate. Scusa se sono brusco, ma la vecchiaia mi dà certe libertà. E i tempi sono, e qui chiudo con l'ultima, con la battuta finale di Angelo, dice: i tempi sono radicalmente mutati e io non me ne ero accorto. L'etica del dovere, del sacrificio che aveva guidato i nostri comportamenti, oggi non vale un fico secco. Prevale il comportamento irresponsabile che non vuole rendere conto a nessuno, il desiderio di avere tutto e subito, come un diritto incontestabile. E guardi, non è tanto uno scontro generazionale, quanto uno squilibrio crescente, quello a cui assistiamo, fra aspettative di promozione sociale, come quelle che insegue Caron, entropia economica che fa sì che il comportamento di disagio sia una regola e non un'eccezione, e pratiche permissive che fanno sì che mia figlia, sì, diciamolo, che mia figlia viva nella promiscuità anche sessuale. Certo, questo è il moralismo cattolico, emerge sempre, però è un quadro che bene fotografa anche la percezione di un fallimento. E c'è poco da fare. Poi, per un romanzo, la cosa più affascinante non è il vincente ma il perdente, e costui era un perdente, e con lui era tutta un'epoca, era tutta un'idea che risultava sconfitta, e io ho voluto raccontare questa sconfitta. Francesca, buonasera, ciao Nicola. Mi hai anticipato, perché ero qui che aspettavo, dicevo, ma sto scandalo, ma lo scandalo, ma perché non dice dello scandalo? E allora riformulo un po' la mia domanda, no? In termini etimologici, visto che hai detto che bisogna essere precisi anche con le parole. Lo scandalo è l'inciampo. Bene, lo sappiamo adesso che sono entrate queste pietre dell'inciampo anche nei nostri cammini più o meno urbani o non urbani. Ed è importante, secondo me, che passi questo messaggio, che nel tuo libro c'è con gran coraggio, devo dire, ma che è la cosa forse che a me ha più intrigato di questo libro. Occorre dare il messaggio che l'inciampo è occasione di crescita, cioè successo in termini di responsabilità e di conoscenza personale. Questa è la cosa importantissima dell'inciampo. Prima che diventi malattia, prima che diventi questa, diciamo, melassa che poi trascina tutto con sé. Ed è effettivamente il messaggio più originale, perché l'inciampo c'è nelle relazioni familiari. Molto bella la figura della donna che non accetta la logica del sacrificio. Mia mamma, che era di quella, era un'altra ribelle da questo punto di vista. Erano donne che poi hanno consegnato a generazioni di figlie, più che di figli maschi, di portare avanti questo tipo di logiche diverse, in qualche maniera. Non più del sacrificio, ma della realizzazione, della collaborazione, quella che lei poi fa nei confronti del marito, no? Perché se non c'è sta donna, lui è molto, molto più fragile. E ho trovato invece bello il fatto che la fragilità nella loro relazione di coppia sia una forza, non una cosa così da nascondere, da non far vedere, eccetera. È una forza. E allora, ecco un altro discorso scandaloso, far vedere che nella fragilità c'è un altro modo di affrontare la realtà. E questo è un messaggio estremamente interessante. E poi, a livello valoriale, lo scandalo è aver perduto, come hai detto tu, una solidarietà che implicava gli ultimi. Perché tutti dobbiamo essere primi, primi a scuola, primi nello sport, primi borghesemente, primi, l'importante è essere primi, va bene, no secondi, no terzi, no quarti, non questo avvicendarsi di ruolo,
perché essere primi mica è tanto comodo neanche, eh? Cioè ci sono delle responsabilità, ci sono tante cose. Io ho trovato che proprio la coerenza del tuo libro sia in queste proposte. No, mi avevi già anticipato, sicché sono andata un po' forse a ripetere quello che già... È perché parlo troppo, capito? No, 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 ma te lo sei tenuto per la fine, hai capito? Sì. Beh, ti ringrazio comunque, se quello che hai detto è vero, tutto vero. Sì, sì, emerge chiaramente nel corso della lettura. Qualche altra domanda al nostro autore? Tra l'altro io ho sottolineato la abbondante presenza femminile di questa seduta, ma ci sono anche due giovani che io non avevo visto e andrebbero incoraggiati. Vi aspettiamo la prossima volta. Tra l'altro Francesca, che ha parlato adesso, e non sono miei alunni, non li ho cooptati, sì, sì, questo andava chiarito, andava... Non sono prezzolati. Ecco, no. No, ma è interessante, adesso non lo so le motivazioni davvero della loro presenza, fa piacere ovviamente vedere i ragazzi, certo. Anche perché, come dire, il mio lavoro di insegnante è un lavoro appunto, tu parlavi prima di intellettuale, ma gli intellettuali chi sono? Sono coloro che conservano, divulgano e magari producono la cultura. Io non so se produco cultura, ma sicuramente il ruolo dell'intellettuale che mi sono ritagliato è quello di divulgare la cultura, divulgare, torno a dire, anche oggi dicevo, no? Gli studenti cosa siete? Siete vasi da riempire, creta da formare o fiori da far sbocciare? Perché sai, l'idea di svitare i cervelli, rovesciare dentro le nozioni non mi sembra molto credibile, ma neanche l'idea di una creta da plasmare, perché l'idea molto bella del fiore che sboccia. Allora in questo caso io chiedo sempre, ma allora il ruolo dell'insegnante qual è? Loro dicono giardiniere, io dico no, non è vero, l'insegnante è il letame, giustamente, no, devi essere quello che fertilizza quel terreno su cui il fiore sboccia, quindi gli autorizzo ad offendermi. Fa per memoria di Andrea. No, dico, è questo, è perché in un'epoca in cui la storia a scuola la fai fin dove arriva, un libro come questo permette magari di conoscere un passaggio non poi così lontano nel teatro. Resto in attesa se qualcun altro o se ritenete. Paolo, maschio. Ne hai facoltà. Grazie. A me sembra, no, che questa vicenda ambientata negli anni fine 70, fine 80, sia un po' in ritardo rispetto a quello che era già avvenuto 10, 15, 20 anni prima. Non solo per la l'eclissi del sacro di cui si parla, va bene, ma proprio perché questo qua era un ingenuo, un sopravvissuto. Da 20 anni la Democrazia Cristiana e tutto l'ambiente industriale, finanziario del Veneto si era già mosso con altri mezzi, con altre proporzioni, eccetera. Quindi lui proprio non si rendeva conto, era uno ancorato alla sua idea di cattolico, della provvidenza, eccetera, ma mi sembra proprio un grande ingenuo, perché all'epoca erano già successi i fatti. Guarda, è un Don Chisciotte, è sicuramente una figura Don Chisciotte. E poi finisco anche, il fatto di per 40 milioni negli anni 80 non si andava a fallire, insomma. Negli anni 80 40 milioni erano abbastanza, ma insomma non erano un grande. No, ma il buco dopo era del 250 milioni, era così, lui dopo, vabbè, insomma, su questo erano aumentati, il problema non è tanto la quantità, il problema è proprio, è vero che c'è una forma di ingenuità in questo uomo, no? Però mi affascinava anche per questo. Allora tieni conto che lui è stato sindaco, nel libro lo racconto, per due legislature, la seconda però per metà, perché sai chi lo ha fatto fuori? I suoi. E sai perché? Perché aveva, no, ma è vera sta storia, ed è paradigmatica, ed era negli anni 60 che accadeva. Lui poi formò il gruppo di comunità, se qualcuno ha una certa età, lo ricorderete, a Preganzol. Beh,
fu fatto fuori dai notabili della Democrazia Cristiana perché aveva proposto un piano regolatore che impediva la costruzione selvaggia ed era avanti sull'idea dell'ambiente, capite, del paesaggio, della tutela del paesaggio negli anni 60. L'hanno fatto fuori. Però è vero, sì, certo, si può leggerlo anche come un grande ingenuo, perché no? Tenuto conto che come dire, l'inerzia di tutte queste faccende, è vero che i meccanismi erano già in atto, si sa, però come dire, emersero con più evidenza in quegli anni lì, questo va anche riconosciuto. E la figura di Caron e le figure di quello che poi diventerà il rampantismo, la Milano da bere, no, tipica degli anni 80, è ovvio che ha i suoi prodromi degli anni 70, ma non era negli anni 70, quanti anni di ubriacatura ideologica per molti versi, nel bene come nel male, eh? E quindi ci sta, ecco questo, che poi ripeto, che fosse una grande ingenuità, sai, l'ingenuità bisognerebbe capire dove finisce l'ingenuità e dove inizia l'idealismo, cioè il grande idealismo è sempre nutrito di una forte ingenuità, su questo voglio dire, San Francesco, il limite fra eresia e santità è sottile, così anche fra ingenuità e idealismo è sottile. Anche secondo me è stato un grande ingenuo, ma alla fine poi il problema è di non aver voluto vedere le reali dinamiche di potere che a lui stesso poi in qualche modo tornavano, per quanto insomma persona in buona fede indubbiamente, ma travolto da tutto questo. E comunque a Breganzola ancora di questa storia è conosciuta, e lui, io me lo ricordo questa storia, ma anche Granziol era, in realtà appunto lui è stato travolto da sta faccenda, certo, per una forma di ingenuità, non c'è dubbio. La biblioteca di Breganzol mi pare che sia intitolata. No, c'è una sala, nelle scuole elementari dedicata a Cirillo Granziol, sì, sì, sì. Si sente l'ora. Allora si è fatta tardi. Sì, sì. Sì, potremmo anche fare un po' di silenzio, come invita sempre Papa Francesco. E... No, bisogna dire, Paolo, che quello che hai detto è vero, che già si percepivano, però è vero che gli anni 70 e 60 sono stati anni in cui il paese aveva manifestato tutta una serie di novità importanti dal punto di vista della struttura sociale, e il momento in cui cambiano i connotati delle scuole con i decreti della partecipazione, i decreti delegati, la legge Basaglia, il tempo pieno. Beh, abbiamo avuto la fortuna di avere Miguel Gottor qui a Mogliano, esatto, qualche mese fa, sì, che ci ha ricordato quanto gli anni 70 non sono riducibili al piombo ma a tutta una serie di conquiste sociali importantissime che non bisogna dimenticare, e gli storici ci aiutano anche a rileggere tutte queste cose qui. Poi giustamente negli anni 80 si sviluppa con le TV commerciali, che ne sono il simbolo, l'idrovora del consumo, e al di là di tutti gli aspetti politici, sociali, antropologici, e il consumo, come diceva Pasolini, ma anche Parise e tanti altri, che piano piano ci uccideranno, questo distacco dall'essenza poi umana, mentre appunto tutti sognano di entrare nello star system, quindi di essere non solo il primo, il più uno addirittura, il più uno. Se tu dici una cosa, più uno sono io. Ecco, quello che Mancuso chiama l'ego super, no? Dal super ego all'ego super siamo passati. Va bene, ecco una domanda. Potremmo dire provvidenziale. Io sto attraversando un momento di scoramento nei confronti della società e non trovo quella tua che hai tirato fuori, bisogna sempre tirare fuori questo ottimismo. Avete parlato del rapporto fra politica e etica, che secondo me non esiste più, e hai sottolineato
anche questo senso della comunità. Io, come sa Nicola, insegno diritto al liceo e mi soffermo tanto con i miei alunni proprio sul principio di solidarietà, che dovrebbe, che è la base di questa comunità. È stato citato prima la solidarietà. Bene, io non riesco più a trovare in questo momento storico e sociale, vedo che la nostra società è inerme di fronte a delle situazioni che sono veramente gravi e noi non stiamo facendo assolutamente nulla. Non stiamo facendo assolutamente nulla. Avrei bisogno che ogni volta che mi incontri a scuola, Nicola, mi tiri su di morale, perché io non ce l'ho più. Allora, ottimismo. E cosa possiamo fare per creare comunità? Allora, citerò Samuel Beckett. Ah, pensavo io. No, citerò Samuel Beckett. Non posso continuare. Continuerò. Oppure ti cito San Paolo. Va bene? Io vivo di citazioni. Che lo citava sempre Zanzotto in realtà. Cos'era? Nulla spes contra spes, nessuna speranza, l'ultima speranza. Oppure posso citare l'Eneide, hai vinti, l'unica speranza è non avere nessuna speranza. Io ti cito Cesare Pavese, che gli chiedono: ma chi è solo secondo lei i fascisti? E lui risponde: siamo tutti fascisti finché non facciamo qualcosa per protestare, e stiamo seduti comunque nelle nostre case. E lui un po' è stato seduto anche lui. Sì. Comunque sì, no, non so, sai, queste cose qui, cioè, queste cose qui. Un po' di citazioni, ma no, c'è ma una domanda. Sì, anche sì, una sì. Domanda, non vuole essere una provocazione, proprio una domanda. Mi ha molto colpito quello che diceva a proposito del ragazzo a scuola che non sapeva cos'era il Calvario. Mi domando, al di là della fede, che è un dono che uno può avere oppure no, non sarebbe importante creare una sorta di cultura religiosa per far capire anche la nostra cultura che è intrisa. Penso che per capire la bellezza della Cappella Sistina non serve avere fede, però devi sapere cos'è l'inferno, il purgatorio, il paradiso. La scuola sotto questo profilo cosa sta facendo? O comunque qual è sarebbe la sua cosa sta facendo? Che loro è religione, fanno di tutto perché hanno paura di perdere gli alunni, perché no, l'unica sarebbe recuperarla dentro le lezioni di epica. Io faccio come studi l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, anche alcune pagine dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, con uno sguardo laico. È vero, perché tutta la cultura, no, tutta la cultura non europea. Non capisci nulla se non sai, non hai quella bici di. Scusa, un insegnante di storia dell'arte deve studiarsi anche la religione cattolica, perché le opere d'arte sono quelle, quindi non solo una lettura tecnica di forma, colore, eccetera, ma la religione, perché se tutto è arte. Ma stiamo dicendo la stessa cosa. Mi chiedo scusa, siccome vedo che pian piano la critichella, non vorrei trovarmi con Nicola, che peraltro continueremo piacevolmente a conversare, ma credo che l'ora si sia fatta tarda, insomma, rispetto alle varie incombenze. E quindi, se sei d'accordo, se siete d'accordo, ci lasciamo qua ricordandovi due cose. Allora, il libro di Nicola lo troverete, penso, dalla prossima settimana nella libreria Mondadori, qua di Mogliano Veneto, lo procureremo. Ed eventualmente la prossima volta qualche copia possiamo portarla anche qui. Giovedì prossimo, prima ha parlato Francesca De Mattè e vedo Maria Carla Tecce, saranno le protagoniste di... Posso chiamarla così anche se non mi piace, no? Nel senso che di una riscoperta di un importante scrittore trevigiano che peraltro ha vissuto quell'epoca di cui abbiamo parlato con grande intensità, e con, che è Enzo De Mattè, no? Per cui un recupero per capire la sua storia e la sua articolata scrittura che si è riversata in più libri. Quindi vi invito ad essere presenti, perché sarà molto interessante. E
poi avremo gli altri due appuntamenti a giugno, a, l'8 giugno con la Arslan, con il nuovo libro, e finiremo con un racconto di cibo e di vino in giro per l'Italia di Carlo Casti, Vigne Vista Mare, così anche questo è un modo di fare comunità secondo me, no? Conviviale, ecco, questo. E quindi vi ringrazio molto e niente, ci vediamo giovedì prossimo. Grazie Nicola per questo bel incontro.